Bene, l'intervista di TV7, il format realizzato e prodotto dal nostro gruppo di comunicazione, si occupa di volta in volta di vari argomenti che riguardano la società civile, anche di musica, che è un argomento che a me piace tanto, e soprattutto quando si parla di giovani che hanno realizzato delle nuove produzioni, è sempre bello scambiare delle considerazioni insieme a loro. Oggi ne parleremo con un giovane di 19 anni, si tratta di Oliro, che ha già un'esperienza musicale nella scena, nella scena italiana del mondo delle sette note. Però chiediamo, per ricostruire un po' la sua carriera, come ha iniziato questo percorso e come si è tuffato nel mondo della musica. Grazie per essere con noi, Oliro. Innanzitutto, come nasce pure questo nome, Oliro, e inquadriamo anche un po' la tua appartenenza geografica. Sì, allora, ciao a tutti, io mi sono Liro, il mio nome nasce in realtà anni fa e nasce grazie ai social, grazie a Instagram, perché io cambiavo spesso il mio nome, il mio nickname su Instagram, fino a che Liro è diventato il mio soprannome. Quindi è un modo, secondo me, molto simpatico, senza cercare grossi significati. E io sono un ragazzo che vive in provincia d'Avellino e ho iniziato a fare musica che avevo 15 anni, adesso ne ho 19. In questi anni ho cercato di migliorare il mio stile, la mia forma, anche le produzioni musicali che faccio, facendo anche diverse esperienze live, sia in piccoli concerti che in ambienti, diciamo, un po' più grandi, perché ho avuto la possibilità in questi anni di aprire il concerto di Clementino, di Bunda Bash, e quest'estate abbiamo fatto l'apertura delle Vibrazioni. Ecco, tre esperienze molto importanti, con un palcoscenico di primo livello, con questi tre tipi di artisti, Bunda Bash, Clementino e Vibrazioni. Ecco, di queste esperienze cosa ti resta, che cosa ti ha influenzato in particolar modo e che cosa ha influenzato il tuo stile musicale? Allora, di queste esperienze veramente mi è rimasto tanto, più che altro per il discorso che affacciarsi ad un pubblico del genere così ampio, in un contesto dove tu sei lì ad aprire il concerto, quindi fondamentalmente il pubblico non ti vuole, non vuole te, vuole l'artista che è in primo piano. Per me è stata un'esperienza importantissima, perché poi vedere che il pubblico che inizialmente non ti vuole poi inizia ad apprezzarti e, diciamo, a suonare assieme a te, è un'esperienza veramente fantastica, anche a livello di sicurezza, di confidence, che poi assimili con queste esperienze, è tutta un'altra roba. Bene, noi parliamo del nuovo singolo che si chiama Bene, che già ha, diciamo, fatto registrare delle recensioni importanti, ha attirato attenzione da parte del pubblico che ti segue. Cosa rappresenta per te questo brano e quali emozioni vuoi trasmettere con questo nuovo lavoro discografico? Allora, Bene è un singolo importante per me perché sono uscito un po' fuori dalla mia comfort zone, facendo un genere che sempre rimane nell'urban, una crescilla più verso sonorità drill e simili, ed è un singolo importante perché ha una tematica che a me tocca molto, che è dell'amicizia, quindi anche del, diciamo, di come si evolvono le amicizie nel tempo, da quando si è più piccoli, e le scelte che si fanno che portano magari a separare due strade, due amicizie che spesso vengono divise. Perché? Perché si cercano diversi obiettivi, c'è chi vuole portare avanti l'amicizia, chi invece preferisce stare con un determinato gruppo, avere determinate frequentazioni, ecco. Ecco, il tuo stile, come ci raccontavi prima, anche dalle esperienze che hai avuto, unisce il pop, il rap, l'urban. E come sei riuscito a trovare un po' l'equilibrio tra questi stili, tra questi generi? Cosa ti ha spinto a scegliere poi una certa direzione artistica? Diciamo che è stato molto fisiologico, perché io non ho mai scritto e non scriverò mai seguendo proprio una legge, né tantomeno obbligandomi a fare un qualcosa. Io mi metto davanti ad una base, ad una produzione, la lavoro assieme al mio produttore e quello che esce è poi il singolo. E quindi
non voglio creare dei singoli basandomi sul mio genere di riferimento, ma voglio più che altro che i singoli che faccio poi abbiano una loro connotazione. Ecco, quali sono le maggiori sfide che hai affrontato in questi anni, soprattutto nel percorso musicale, chiaramente? Perché essere un giovane artista emergente può essere difficile sicuramente, anche se, come ci raccontavi, hai già avuto palcoscenici importanti. Allora, sicuramente la cosa difficile è far capire alle persone che stai facendo sul serio, che stai portando avanti un progetto serio e che quindi non sei semplicemente il ragazzino che si vuole mettere a divertirsi con le basi e con due produzioni. E quindi in questo senso diciamo, la cosa più difficile è far capire veramente quali sono le tue intenzioni e quello che è il messaggio che vuoi inviare al pubblico. Ecco, un'altra curiosità, nella tua musica affronti anche tematiche personali e autentiche. Quanto è importante per te la sincerità a cui facevi riferimento prima, parlavi dell'amicizia, quindi la sincerità nei testi, e da dove trai questo tipo di ispirazione? Allora, è importante perché quando una persona scrive, specialmente quando si tratta di un cantante, è importante diffondere quello che è il proprio pensiero, quello che è il proprio vissuto, e per farlo c'è bisogno per forza di parlare di sé, parlare del proprio vissuto. E quindi, dicevo, per me è essenziale questo. Quindi scrivere di sé, parlare di sé e cercare di diffondere il proprio pensiero. Hai suonato su palchi importanti, abbiamo detto Bonda Bash, Clementino, Le Vibrazioni. Però è possibile già fare un mini bilancio? Cioè, qual è stata l'emozione più importante che hai provato fino a questo momento? Parlo della tua carriera, seppur da giovanissimo. Allora, diciamo che tutti e tre i live sono stati molto importanti in maniera diversa e che sicuramente sono le esperienze più emozionanti della mia piccolissima carriera, se così possiamo chiamarla, per motivazioni diverse, perché ad esempio i Bunda Bash sono venuti a cantare nel mio paese, quindi anche interfacciarmi con un pubblico che mi era estremamente vicino è stato bello, anche perché spesso viene accolto meglio quando sei lontano dal tuo paese che poi nella tua stessa realtà. Certo, E certo. quindi mi ha fatto piacere il discorso che possa essere piaciuto possa essere piaciuta la mia musica e il mio modo di farla arrivare al pubblico anche qui, come anche negli altri live dove ho cantato. Ricordo Clementino che ero 15-16enne, quindi ero proprio agli inizi, e inizialmente le persone mi erano molto ostili perché giustamente stavano aspettando Clementino fino a quel momento, però fortunatamente poi cantando, diffondendo la mia musica, durante la mia, diciamo, il mio live sono iniziato a piacere e quello è stata un'emozione grandissima perché tu vedi persone che fino a quel momento aspettavano solo altro, che invece iniziano ad apprezzare quello che gli stai proponendo. Ecco, adesso, visto che la musica in Italia, la scena musicale è in costante evoluzione con le varie influenze internazionali, prima di arrivare però a parlare di questo, volevo chiederti, come ti vedi crescere, cioè come artista? Quali sono i prossimi obiettivi? Perché adesso, dopo aver fatto una serie di esperienze, guardi sicuramente a dei traguardi che vuoi raggiungere. Allora, gli obiettivi sono diversi. Diciamo che in questa fase della mia vita sto principalmente producendo tanto, su tanti generi, su tante produzioni diverse, anche con l'ottica di avere dei, diciamo, programmi a breve e lungo termine. Quindi vedere tutte queste produzioni poi in che cosa confluiscono e vedere progetti, diciamo, possibili, come possono Ecco. essere la pubblicazione di un album o un'esperienza come quella dell'anno scorso a Sanremo, perché l'anno scorso provai con Aria Sanremo e quest'anno c'è l'intenzione di fare un tentativo più impegnativo. Ecco, prima ti parlavo dell'evoluzione, della costante evoluzione della scena musicale italiana. Ora ti chiedo il tuo sound, però, come sta tentando di inserirsi in questo panorama musicale? Cioè, Vabbè, secondo
quali criteri, secondo quale idea? Allora, l'idea è quella di proporre suoni innovativi, ma anche che siano accompagnati da un testo che arrivi alle persone. Quindi la mia intenzione è di collocarmi in un panorama urban dove non sono solo le sonorità a portarmi avanti, ma anche i miei testi e la mia sensibilità che voglio trasmettere con i testi. Voglio che questo arrivi alle persone, perché io ho scelto di fare musica con l'obiettivo di esprimermi, di diffondere i miei pensieri, il mio modo di pensare, quello che vivevo, e quindi per me resta la cosa più importante. Due ultime curiosità. Cosa vorresti dire ai tuoi fans, e in particolar modo a chi non ti conosce ancora? E poi rispondi prima a questo e poi dopo ti chiedo un'ultima cosa. Allora, per chi non mi conosce, spero che questa intervista possa essere stata d'aiuto per approcciarsi, diciamo, al mio personaggio. Spero che qualcuno si possa essere incuriosito, e per cercarmi basta cercare il nome che c'è qui sotto. E mi trovate ovunque, Instagram, Facebook, Spotify, tutti gli store digitali. Per chi invece già mi conosceva, chi già mi conosce, spero possiate continuare ad ascoltarmi, a seguirmi e, diciamo, a seguire il mio viaggio. Un'ultima cosa, come dicevo, caro Oliver, qual è il messaggio che vuoi trasmettere attraverso la musica, Oliver? Allora, il messaggio che voglio trasmettere è sicuramente quello di essere se stessi, in un certo senso, di parlare di sé, di non cercare di ambire ad un determinato stile di vita o modo di essere che non ci appartiene. Quindi di parlare sempre di noi, di essere sempre noi stessi e di trasmetterci per quello che siamo, che è sempre la cosa migliore. Allora, circa 15 minuti insieme per presentare una sorta di profilo molto rapido in sintesi della tua giovane carriera, ma già ricca di esperienze, e gli obiettivi, le idee molto chiare, insomma, sono emerse evidentemente dalle domande che ti ho posto, ma più che domande erano degli scambi, delle considerazioni che abbiamo fatto assieme. Allora, io mi auguro di trovarti adesso nei prossimi mesi e di ritrovarci a parlare di qualcosa di importante. Tu hai parlato di Aria Sanremo poco fa, ma chissà, qualche progetto ambizioso, vista la tua determinazione, insomma, è un percorso che ti auguro con tutto il cuore. Grazie. Benissimo, grazie, a presto, grazie per essere stato con noi. Grazie a tutti. Ci rivediamo presto, magari, appena ci saranno altre novità. Certo, grazie. Grazie, buonasera. A presto, ciao. Thank you.